Buongiorno Vittorio! Ah, la grande si parte! E allora, buon viaggio! Dove si va oggi? Oggi andiamo dall'amico Valerio Falcone, lì a Salerno, e poi procediamo per l'amico Alfonso Mangone, grande artista. Alfonso Mangone, artista vero, verace, autentico, professionista, Altavilla Salentina, sopra Pestum. Ecco qua, siamo... Qua amici, il golfo di Forme Gaeta. Bel sole, bell'aria oggi. Reportage domenica bestiale. Bella domenica. Aria bella. Quindi oggi è 23 febbraio. Oggi è 23 febbraio, all'improvviso è scattata sta voglia di fare una domenica fuori. Mai da anni non ho più scattato sto bisogno, grazie a quest'artista che è verace, è andato all'estero, è stato, ha lasciato il paesetto, sono andato in Amsterdam, è stato in giro, e poi è verace, c'ha arte vera, lui è un professionista rispetto a quelli dilettanti, cioè che hanno il doppio lavoro, fanno un altro lavoro per fare un artista, e quindi c'è questo problema, invece lui crudamente con tutto poi il problema dell'artista, povertà, problemi economici, tensione, eccetera, eccetera. E quindi tutto questo ha fatto scattare sta voglia. E grazie a quell'altro grande amico, Valerio Falcone, che ama gli artisti, ama la cultura, l'alta cultura. Quindi basta che ho detto l'idea, immediatamente ha detto vieni. Poi gli ho comunicato che veniva anche tu. E subito cercava lui proprio con questa apertura, ecco l'apertura, la grande apertura. Infatti da Falcone sono passati sempre tutti gli uomini di cultura nazionale, passano dalla Fornace Falcone, che c'è un'apertura mentale che viene dal nonno che fece la Fornace, nonno ancora vivente, padre ancora a continuare con la cultura, l'arte. Infatti il padre partiva dal paese, da Monte Corvino Rovella, e da solo partiva, senza nessuno perché gli altri non lo seguivano, e andava a vedere le mostre a Napoli di arte contemporanea, e inoltre poi andava all'estero, documenta a casa e altre parti, e inoltre altri giri per il mondo, sia per l'arte sia per cose personali. Quindi vedi questa apertura, dove c'è qualcuno che ha l'apertura verso la cultura, l'arte. E quindi tutti, ecco, grazie a questo abbiamo un porto di riferimento, un porto di mare. Un faro che si vede lontano. Sì, grazie a questo. Infatti. Un faro nel centro-sud. Alfonso Mangone ha fatto anche questo ruolo qui. Tutti quelli che passavano d'estate in quella zona a Pestum sapevano che lì a Altavilla Salentina c'era Alfonso Mangone che accoglieva con l'apertura degli artisti. Poi siamo quasi con gli hippie anni 60, cioè degli anni, sono persone degli anni 70, ancora, però c'è tutta la. Background, c'è tutto l'underground, c'è tutto il retaggio precedente, i figli dei fiori, questa apertura sociale, lo stare insieme, e quindi tutti passavano lì da Mangone. A tal punto l'altra sera stavamo su Facebook e mi ha passato un amico olandese di Groningen che immediatamente si è messo a parlare con quell'apertura tipica, anche perché non aveva dei provost olandesi. Loro sono addentrati, anzi Mangone, Alfonso Mangone ha conosciuto i provost olandesi, proprio quelli forti di questi provost olandesi, oltre tanti elementi musicisti, eccetera, eccetera, quelli Amsterdam, in questo ambiente aperto,